Allora, ieri sera abbiamo presentato nei locali della Sorbona un evento importantissimo, una festa della cultura, una festa dell'editoria, una festa della collaborazione tra l'Italia e la Francia, tra le università italiane e le università francesi. Vale a dire, è nata una nuova grande collana intitolata Vertige de la Langue, cioè Vertigine della Lingua, pubblicata dal editore Hermann, un grande editore che ha più di 135 anni di vita, è nato nel 1876 e che pubblica libri di vario genere, dall'ingegneria alla letteratura, alla storia dell'arte. Ecco, la collana che io ho proposto e che quindi ho fondato e dirigo, Vertige de la Langue, si occupa di testi di letteratura, di lingua, di filosofia, di saggistica, di testi in edizione critica, in francese, ma volendo anche in altre lingue straniere, soprattutto in lingua francese. La novità di questa collana è che si tratta di libri molto scientifici che però sono destinati anche al grand public, cioè a un vasto pubblico, al pubblico di cultura generale. Erano presenti i colleghi, i professori, le personalità più importanti della letteratura e della linguistica francese. Alla tribuna Alain Rey, il celebre fondatore delle edizioni Le Robert, dei dizionari Le Robert, Pierre Brunel, professore ordinario, ora emerito, di letteratura comparata alla Sorbona, Parigi 4, il rettore Jean-Louis Boursin e lo stesso editore, direttore generale della casa editrice Hermann, Arthur Cohen. È nata, diciamo, una discussione importante sul perché di questa collana. Ecco, questa collana non si chiama a caso Vertigine della Lingua, si chiama così, Vertige de la Langue, il titolo è tratto da un mio verso, ma soprattutto si richiama a che cosa? Al fatto che ogni essere umano è soprattutto lingua, noi siamo linguaggio. Noi siamo dialogo, siamo comunicazione, non possiamo essere al mondo senza langue, senza langage, senza appunto vertigine della lingua e della comunicazione. E quindi l'idea è che ogni parola non sia solo un mezzo per dire, un mezzo per significare un oggetto, un essere, un albero, ma è una specie di tesoro, di oro che è dentro la parola, la quale non separa il suono dal suo significato, ma è un tutt'uno, come accade con un nome proprio. Io mi chiamo Giovanni e non mi chiamo diversamente, sono io e questo mio nome dentro di me sono io stesso. Ovviamente questo comporta anche una diversa lettura della letteratura, dell'arte e degli studi concernenti la linguistica. Comporta anche che la scrittura dei libri di questa collana sia una scrittura diversa, deve essere sempre una scrittura accessibile, anche quando si parla di cose molto complesse, di alta filosofia. E l'esperimento sta riuscendo perché nel giro di appena 7 mesi dalla nascita della collana abbiamo pubblicato già ben 7 volumi e ce ne sono altri 13 in programma già consegnati all'editore. Ci sono già diverse proposte. Già ieri sera stessa abbiamo avuto una proposta molto importante, un libro della collega
Van Tontat, che insegna all'Università di Parigi Créteil, la quale, sulla base di quanto abbiamo prospettato presentando la collana, ha immediatamente proposto a me direttore e poi all'editore un libro sull'argot in Proust. E non cito a caso Proust qui sui Campi Elisei, sugli Champs-Élysées a Parigi, perché sappiamo quanto Proust fosse legato a questo luogo di Parigi, quanto la sua recherche sia legata ai Campi Elisei. Ora, Proust e l'argot è un argomento nuovissimo, un argomento mai trattato. Questo conferma come Proust fosse legato alla lingua, ai dizionari del tempo. E non dico a caso dizionari, perché i primi volumi pubblicati concernono soprattutto il dizionario della lingua francese e un po' tutti i dizionari. Quindi il dizionario, che è un mondo, che è un libro, che riunisce una montagna di parole, parole su parole, che significano appunto la vita umana, la vita nella sua grandezza. Il dizionario è una specie di tesoro della vita, è una specie di mondo che cerca di racchiudere tutto, le parole più semplici, quelle più complesse, e il libro che forse noi consultiamo di più da quando cominciamo a scrivere, a leggere, e quindi sentiamo la necessità di consultare questo monumento della lingua che dice tutto di noi. Quindi libri sui dizionari, libri di francofonia, libri di letteratura francese, libri che vogliono proporre una nuova metodologia, un nuovo metodo di leggere la cultura francese e la cultura europea.